si intitola Domani Interrogo, Benedizioni Marsilio. È un libro di cui è stato scritto già tantissimo. È un libro sulla scuola, è stato detto, ma non è soltanto quello. È un libro sul potere salvifico della letteratura, ma non è soltanto quello. È il libro sull'amore e la passione di una prof per il suo lavoro, la passione per i ragazzi che tutti i giorni siedono davanti a lei e per i quali lei è lei a dare uno strumento per farli diventare anche una comunità. Ed è per questo che la nostra comunità oggi, che oggi questa presentazione è per la nostra comunità. Allora ringraziamo per essere qui, grazie Gaia, e per aver scelto noi per questa presentazione. Grazie Gaia, io lascio a voi la parola. Sì? Certo. No, perché vi spiego, perché io l'ho letto in ebook perché sono sempre vivo in treno e quindi adesso ce l'abbiamo anche fisicamente qua per leggere dei pezzi. Io l'ho letto, quindi. Tu non l'hai letto, hai ragione. Infatti, sei preparato. Infatti la mia idea era di interrogarti su questo libro. Allora, no, intanto veramente io sono davvero felicissima di essere qua con Gaia, che è una amica, è una scrittrice. È una traduttrice che ammiro tantissimo per il suo lavoro, per la dedizione, per la passione che lei mette in tutto quello che fa e che ammiro tantissimo, grazie, per aver scritto questo libro. È un libro importante, è un libro che veramente ci parla del tempo che stiamo vivendo, ma parla anche di altro, parla del modo in cui appunto una persona può intendere, anche in un mondo come il mondo di oggi, in cui il lavoro dell'insegnante in particolare, è contrastato da tantissime forze, tensioni che tendono a disamorare chi lo svolge, pure un lavoro importantissimo. Ecco, lei ci racconta invece qui come è possibile amare questo lavoro in una maniera tale che questo lavoro diventi una vera e propria vocazione e che prenda il posto all'interno non soltanto della vita di chi lo svolge, ma anche di chi con quella persona ha a che fare, anche delle persone che vengono educate da quella persona che sta facendo questo lavoro. È un libro che mi ha commosso profondamente. Io sapevo che Gaia lo stava scrivendo perché me l'aveva accennato, ci eravamo incontrate, lei aveva pubblicato pochi anni fa sempre per Marsilio La nuda verità, alla vigilia della pandemia, era il 2018, era uscita La nuda verità, che era un altro romanzo estremamente interessante, estremamente duro anche quello, molto diverso da questo. Era un romanzo in cui si raccontava una parte della vita che spesso viene rimossa, nascosta, che non sempre si ama raccontare, la vita di chi si ammala, la vita di chi assiste alla malattia di persone care, ed era un libro che parlava di scontri fra volontà e di giochi di potere con una analisi spietata anche da tratti di quello che può succedere a persone che si trovano in tensione rispetto a quello che vogliono. Era un libro molto bello, era un libro in cui si leggeva una lucidità di penna, di sguardo, anche un desiderio di riuscire a portare una analisi di certi rapporti, di un certo modo di essere, di stare nella vita, con una spietatezza che mi aveva colpito moltissimo e commossa moltissimo. Ma quando Gaia mi ha detto che stava scrivendo un libro che parlava della scuola, io ho iniziato a subodorare che sarebbe arrivata una lettura che mi avrebbe un po' stravolta. Ed è quello che è successo quando ho letto questo libro. Io veramente ti sono grata, fra l'altro ieri l'ho scritto sui social, ma era vero, non lo dicevo per dire che appunto in giornate appunto come quelle che stiamo vivendo, all'indomani delle elezioni, comunque siamo tutti anche un po' frastornati dal fatto che appunto ci sia stata così poca partecipazione in un momento così importante, dal fatto che questo voto abbia premiato delle forze politiche che non hanno del tutto rotto con l'eredità del fascismo, che è una cosa che naturalmente oggi ci preoccupa in tanti. Ecco, in questo momento leggere un libro come questo è stato importante, mi ha dato la sensazione che appunto si potesse uscire anche da un certo modo un po' sterile, un po' arido magari di analizzare la realtà prendendo le distanze e trattando con sufficienza chi magari non la pensa come noi. E ho pensato che questo libro è un libro importante, fondamentale da leggere.
leggere oggi. Nonostante tutto il male che è stato fatto nei decenni alla scuola, nonostante questo libro racconti anche di uno sfacelo dal punto di vista del precariato, dal punto di vista di quella che è la vita e la carriera degli insegnanti, che si trova magari a doversi barcamenare come la protagonista di questo libro in incarichi annuali che non le offrono continuità, che le danno continuamente un senso di incertezza e di essere dentro una trincea. Ecco, tutta questa retorica che noi abbiamo, no? Della trincea, la periferia, e che sentiamo raccontare in una maniera che a volte un po' ci stufa, un po' ci stufa. Ecco, Gaia Cenciarelli in questo libro la prende e la ribalta. E quindi io ti voglio ringraziare per questo fatto, perché è un libro che si vede che è scritto con amore, ed è scritto con un amore sincero, con uno slancio sincero, con una sincerità profonda, anche nel guardare ai limiti e alle ferite che questo tipo di amore lascia. E adesso ne parleremo meglio, perché scusate, ora sto facendo questa carrellata, però appunto, adesso entriamo anche nella storia. Tra l'altro so che ci sono anche degli alunni, degli ex alunni di Gaia nel pubblico. Ce ne sono un bel po'. Ce ne sono un bel po', li vuoi interrogare? Sì. Si alza una mano timida dal fondo della sala, non della classe, e fa no, come al solito peraltro. Come è giusto che sia. È sempre però, stato no, diciamo quasi sempre no. No, però rispetto a questa cosa voglio dire che in realtà io ero sicura che ce ne sarebbero stati e la trovo una cosa bellissima. E quindi adesso inizio in realtà appunto a farti qualche domanda, Gaia, perché qua appunto sono tutti qua per sentire te, non è che sproloquio io volevo solo ringraziare, ma ti voglio dire, vorrei cominciare con una domanda: come ti senti ad aver scritto questo libro? Questo libro che fra l'altro è partito benissimo, perché comunque è importante anche questo fatto, cioè da subito, da quando è uscito, è già stato ristampato. È un libro che ha avuto una risposta entusiasta, ha avuto una risposta che secondo me corrisponde esattamente al tipo di energia che questo libro emana, perché appunto, come dicevo prima, è un libro scritto con amore che viene letto con amore. E volevo chiederti come ti senti per essere qua ad avere i tuoi ex studenti, ex studentesse nel pubblico e ad averlo scritto. Allora, è un po' complicato da spiegare, non ci sono soltanto i miei studenti che appena ho visto sono dovuta trattenere da scoppiare a piangere, perché è chiaro, dopo tanto tempo che non li vedo, tra l'altro sono proprio i miei studenti di cui parlo nel romanzo, insomma, quindi non sapendolo sono venuti. E in realtà c'è proprio un protagonista presente, ma non dirò chi è. Anche perché sono sicura che lui non vorrebbe, quindi non lo nomino e nemmeno lo guardo. Non lo guardo perché non è giusto non guardarlo. Non ci sono soltanto i miei studenti, ci sono anche i miei colleghi, ci sono i miei ex colleghi, che però non saranno mai ex per me, perché la scuola capita di rado, Devo dire la verità, capita di rado, però a volte capita che non sia soltanto il rapporto tra te e i ragazzi che è fondamentale. Ci sono dei casi molto rari in cui la scuola diventa anche un rapporto con i colleghi e ti ritrovi ad avere qualcosa da persone che in fondo vedi soltanto per un anno, no? E invece ti vedi a ricevere molto di più di quanto la collegialità del tuo mestiere non richieda. E ti rendi conto che, in quei casi, ti rendi conto che è scattata quella magia che è la scuola, veramente, che dovrebbe essere la scuola. Non cambia molto spesso, però capita. E in questo caso, diciamo, la scuola diventa casa tua. A volte sei fortunata e resti in quella scuola, a volte non sei fortunata e non resti in quella scuola, però l'amore resta, come dicevi tu, no? Questa è una storia d'amore, per me questa sì, è una storia d'amore. Me l'hanno chiesto in tanti: che cos'è questo libro per te? È un romanzo sulla salvezza, è un romanzo sul fallimento, è un romanzo sulle periferie, è un romanzo su Roma, che cos'è per te? La mia prima risposta, quella proprio che mi risuona nella pancia, è: no, questa è una storia d'amore per me.
Naturalmente è una storia d'amore in primis nei confronti della scuola, perché come scrivo nella lettera, la scuola mi ha salvato e mi salva ogni giorno. In modi che non sto qui a spiegare né a declinare, ma chi conosce bene lo sa. Poi è una storia d'amore nei confronti dei miei studenti. Ora, il protagonista, uno dei protagonisti di questo romanzo, sta facendo delle facce orribili perché detesta tutto il mio, come dire, questo mio essere così sdolcinata, le mensagge, eccetera. E lo so, io lo so che mi detesta, vorrebbe che io dicessi altro, ma purtroppo non posso, sono così, quindi resterò così. E questo è una cosa che ho sentito la necessità di scrivere. Forse è veramente un atto d'amore, un atto di ringraziamento di questa istituzione così vessata, così poco riconosciuta, così, così spezzata. È difficile che sia tuttora un luogo identitario, e invece a volte capita che diventi un luogo identitario. Per me lo è, lo è stato e lo sarà sempre. Allora, in effetti tu nel romanzo sei riuscita a dare a questo aspetto della scuola un senso anche appunto a livello narrativo, di trovata narrativa, tant'è vero che nel tuo romanzo la voce narrante è quella della scuola, il punto di vista è quello della scuola. Ed è molto suggestivo il modo in cui Gaia gestisce questa voce, perché effettivamente succede una cosa che in effetti appunto io mi ricordo dai tempi della scuola, ed era una cosa che pensavo, riflettivo molto all'epoca, che faceva rispetto il fatto che comunque noi effettivamente negli anni in cui andiamo a scuola da studenti, ma quindi a maggior ragione quando poi qualcuno torna nella scuola o entra in un'altra scuola che magari non è quella che ha frequentato da studente, anche se ho conosciuto a volte delle persone che insegnavano nella stessa scuola in cui ero stato io studenti, creando uno strano cortocircuito temporale. Però effettivamente c'è un tempo della scuola, che è un tempo di una intensità assoluta, perché è un tempo di relazioni, è un tempo di cambiamenti, è un tempo appunto per chi va a scuola, per gli studenti, le studentesse, è un tempo di trasformazioni radicali, profondissime. Tra l'altro appunto in questi ultimi due anni ci sono stati anche dei cambiamenti molto turbolenti all'interno di quel tempo lì, no? Con la pandemia. Però appunto si tratta di un tempo che ha un'intensità tutta particolare e che va a condizionare tutto il resto del tempo della vita. Tant'è vero che questo romanzo scorre, appunto, ed è un romanzo che contiene anche una riflessione molto profonda sul tempo, poi ci arriveremo, perché Gaia riesce nel, appunto, anche in questo piccolo incantesimo, senza farlo sembrare assolutamente una trovata pensata da Golino, perché evidentemente è una cosa che succede al personaggio, una cosa che interessa l'evoluzione del personaggio in maniera talmente profonda che diventa del tutto naturale, e il fatto che il tempo del romanzo sia scandito dal programma che viene svolto e dall'avvicinarsi della maturità. E quindi la riflessione sul tempo, che nel momento in cui il programma si avvicina al 900, probabilmente non si è visto qualcosa, qualcuno che l'ha turbato, ha visto qualche cagnolino voi? Quindi c'è questa tematica appunto del tempo che condiziona appunto tutta la riflessione, ed è effettivamente il tempo che abbiamo tutti conosciuto quando studiavamo a scuola, no? È il tempo dell'anno scolastico, quel tempo in cui aprile diventa sì il mese più crudele, perché naturalmente a letteratura inglese studiamo Eliot, ma anche quel mese che vola, perché c'è la settimana di Pasqua, perché si avvicinano gli esami, perché si sente la primavera. Cioè questa idea appunto del tempo dell'anno scolastico che è un tempo scandito, e il tempo della scuola come un tempo di una intensità assoluta, e quindi il fatto che sia l'occhio della scuola a regolare tutta la narrazione, e quindi noi personaggi li vediamo dentro l'ambiente della scuola, soltanto verso la fine si allarga questo occhio a una serata fuori dalla scuola, ma per il resto siamo sempre dentro la scuola, e quindi la visione del tempo, di quello che succede, delle metamorfosi che le vite dei ragazzi e della professoressa attraversano, delle piccole epifanie, è un tempo appunto scolastico. E c'è un altro punto qua, c'è questa bellissima giraffa, questa copertina molto bella che ha questo libro, che è un animale epifanico che compare all'inizio e alla fine. E allora io ti vorrei chiedere appunto questa idea del punto di vista della scuola, appunto questo punto di vista di una scuola che non ha bisogno di essere una giraffa, perché riesce comunque a vedere le cose dall'alto, come ti viene in mente?
Cercavo un punto di vista un po' originale, perché non volevo che questa storia fosse la storia della protagonista, non volevo che la scuola fosse il racconto della professoressa in prima persona, perché non gliene frega niente a nessuno di com'è la scuola dal punto di vista dei professori. E poi volevo comunque scrivere un libro sui ragazzi, in realtà. Mi interessava dare spazio ai ragazzi, non mi interessavano le dinamiche, diciamo, fuori dalla classe, quindi non mi interessava di andare a indagare i colleghi, le cose, non era questo. Io volevo scrivere un libro su di loro. E chi può sapere meglio di un edificio quello che fanno veramente i ragazzi quando noi non li vediamo, cioè sempre. Quindi ho detto, vabbè, allora inventiamoci sta cosa, tanto si può scrivere qualsiasi cosa, e mi sono inventata dal punto di vista proprio del palazzo, dell'edificio. In fondo noi ci passiamo, credo, il 75% del tempo dentro la scuola, noi intendo noi colleghi, insomma, noi che insegniamo, e quindi qualcosa resterà di noi, no? Delle nostre parole, delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. Non può essere soltanto un posto in cui noi andiamo, facciamo il nostro lavoro, loro dal canto loro fanno il loro lavoro, poi se ne vanno e tornano a casa. E ho adottato questo escamotage perché, ripeto, non volevo che fosse un libro sulla protagonista, sugli adulti, non volevo questo, volevo che parlassero i ragazzi. Poi ovviamente c'è una professoressa che è la protagonista, ma casualmente, insomma, cioè non ho assolutamente niente a che fare con questa tizia che è la protagonista del mio libro, non abbiamo assolutamente nessun punto in comune, e mi serviva come filtro così per cercare un po' di raccontare, ma siamo veramente diversi con lei. Io affronto la scuola con una freddezza, distacco assoluto, distacco, poi i ragazzi proprio per me un gelo. Neanche ti guardi come si chiama? No, ma io. Cioè, finito l'anno non so nemmeno, no, senza dubbio. È così, ma infatti i nomi sono stati cambiati non perché volessi proteggere, io ti ricordavo, perché non me li ricordavo, ma è ovvio, è ovvio. Magari io ti devo confessare che su questo libro, tra l'altro nella versione in pubblico, quindi anche così sulla tastiera del computer, ho versato parecchie lacrime. Perché ci hai fatto piangere? Come sei riuscita? Cioè, mi hai fatto piangere a grandi lacrime di nostalgia dell'adolescenza, che è un periodo della mia vita che non rivivrei nemmeno se mi ripagassero. Ho capito un po', diciamo, se ricordo qualcosa. Ecco, non lo vivrei neanche se mi ripagassero. Eppure questo libro me l'ha fatta vedere, cioè sei riuscita in questo incantesimo di farmi riguardare a quella fase della vita con occhi diversi. E quindi volevo chiederti, appunto, per te com'è stato? No? Tu come l'hai affrontata questa cosa, di tuffarti in una maniera così profonda, così sentimentale? Vabbè, non parliamo del quando si legge questo libro, io vi ho aperto, forse qualcuno di voi l'ha già letto sicuramente. Ma io vi avverto, quando arrivate a due terzi, cioè preparatevi perché poi sarà una lacrima unica, però fa anche ridere, quindi ti frega ancora di più, per cui ti dà dei momenti, piccoli momenti di sollievo e poi di nuovo. Ma no, volevo chiederti appunto tu questa, come l'hai fatta questa cosa, mi riferisco a una cosa in particolare, cioè il modo in cui hai creato questi personaggi. I personaggi sono irresistibili, la professoressa, la tabagista ipocondriaca, con questa difficoltà in cui fra l'altro appunto appunto con questa difficoltà a mantenere la distanza, a mantenere il distacco, mentre tu sei una persona di una freddezza siderurgica, una che non si fa coinvolgere da niente, proprio una che resta freddezza siderurgica, mi piace tantissimo, da oggi in poi me la metto come, sai, su Facebook, no? La metto sotto freddezza siderurgica perché è bellissima. E appunto c'è lei. E ci sono qui i personaggi degli studenti che sono, a parte che io spero che insomma tutto posto, ecco lì, voi capite che allora di fronte a questo, ma non è preparata questa, no, ovviamente, ma di fronte a questo tutte le domande che tu giustamente
giustamente, legittimamente, la letterata quale sei, stavi per pormi, si rispondono così, cioè letteralmente dissolute da questo. Si sono dissolute, cioè, come si sono creati questi personaggi? Eccolo. I personaggi io non ho dovuto fare niente. Io mi sono limitata a ricordare qualche aneddoto e a metterlo su carta, perché ecco, io non vorrei attirare l'attenzione, ma tanto ormai sono qualcuno sta là in mezzo e qualcuno sta là in fondo. E così, cioè, io potevo, era tutto così, era già scritto, era già scritto veramente, cioè ne ho vissute talmente tante, ma tante, e alcune, anzi molte, non le ho potute mettere perché per una questione, diciamo, di decenza non potevo, cioè fino a un certo punto se ne fa poi ce ora troppo censurato. Facci fare questo stupido, tanto siamo amici. Una che ho censurato perché troppo ce ne stanno, magari non troppo zero, o anche troppo zero, come vuoi. Ma non posso, perché è veramente troppo, è proprio tanto. Cioè, vi dico soltanto un posto, diciamo, un luogo, i bagni della scuola. E poi non posso dire nient'altro, perché è una cosa veramente, insomma. Vabbè, sono cose, questi sono ragazzi, sono vispi, sono frizzantini, hanno questo slancio vitale, no? Nei confronti del prossimo, e si concedono. A volte si danno, a volte prendono, dipende, insomma, un po' dalla zitto, Lorenzo, zitto, non me lo fa ripetere un'altra volta, che hai capito? Sì, certo che hai capito, lo sapeva il mondo. È vecchia, ma c'eravate anche voi a scuola. Sono cose che accadevano molto spesso, e poi le cose, insomma, le voci girano, abbiamo avuto le prove che era vero, però non sono arrivate, diciamo, ad orecchie potenti, quindi la cosa si è mantenuta. È rimasta coperta, perché naturalmente chi è che sapeva tutto poi degli affari loro? Allora che fai? O racconti o stai zitta. Se racconti, racconti sempre, se no stai zitta sempre. Quindi io a un certo punto ho pure dovuto sfogare, scusate. Cioè, 4 anni, 5 anni, a un certo punto ho detto, vabbè, io da qualche parte mi devo uscire queste cose, perché non posso viverle da sola, le devo condividere. No, sono patrimonio dell'umanità. Ma scriviamo. No, ho detto, vabbè, dai, mettiamoci qualche aneddoto. Una signora a strada, cioè tu hai scelto la posizione, ma ecco, diciamo che per rispettare il fatto, quello vorrei poterti dire, ho scritto un librone, è bellissimo, questa è veramente letteratura, cioè proprio bello, è bello, ci ho messo un sacco di tempo, poi per trovare le idee veramente mi sono impegnata, perché sono cose che non, no, cioè mi sono successe, è tutto vero, è tutto quasi vero, diciamo. Così vero, ma Gaia, non sarà proprio questo, però non sarà proprio questa la letteratura, no? Prendere le cose vere che succedono e trasformarle in una storia che noi, che non le abbiamo mai conosciute, questi ragazzi se non oggi, però ci dicono qualcosa, ci parlano di noi, ci parlano di quello che sono i rapporti, di cosa si può intendere per la cura di una insegnante per i suoi alunni, ma anche degli alunni fra di loro, e anche cosa vuol dire il tradimento, anche di cosa vuol dire avere dei rapporti che ti costringono a mettere in discussione, perché questo è un altro aspetto del libro che ho trovato estremamente intelligente, il modo in cui prende di petto, affronta dei problemi morali, problemi su cui leggiamo spesso degli editoriali, sui giornali, che spiegano per filo e per segno come bisognerebbe fare, come bisognerebbe spesso reprimere, e lui ci li fa vivere invece come dei dilemmi, dei problemi. Non sarà questa la letteratura? Forse sì, forse lo è per me, forse lo è stato per me in questo caso, forse non poteva essere diversamente per me in questo caso, intendo. Sui dilemmi sì, mi trovi d'accordo, perché per me è stato un bagno nella realtà che io venivo dal centro storico, ok? Quindi io ho sempre vissuto dietro Piazza Navona. Per me andare in Prati era andare tra le pecore, cioè proprio per me c'erano i burini,
in Prati, ok? Poi a un certo punto, per varie vicissitudini mie familiari, che non sto qua a raccontarvi, drammatiche, eccetera, ho dovuto rivoluzionare la mia vita. In peggio, ovviamente, perché se abiti a Via della Scrofa, dove vuoi andare? Al Vaticano? No. Quindi, insomma, è andata male per un bel po' di tempo, e però mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto con una realtà che io non conoscevo, che era la realtà delle periferie. E mi sono ritrovata, io che ho vissuto sempre in un bozzolo, protetta, iperprotetta, in una famiglia che faceva proprio così, da bozzolo proprio, mi sono ritrovata scaraventata nel mondo, già molto anziana, a dover fare i conti, a dover fare i conti con qualcosa che non conoscevo e che dovevo conoscere molto in fretta, perché altrimenti la cosa mi avrebbe fagocitato, sarei rimasta, insomma, mi avrebbero devastato la vita. E nel momento in cui io ho ricominciato a insegnare, io non ho avuto più paura. Questa è stata la svolta della mia vita. Insomma, perché lo amo molto, quindi lo guardo, che cosa vuole, quindi. Forse è fame. Ma è normale. Noi lo sappiamo, quello che vuol dire. E quindi, niente, per me, in un momento di gravissima crisi della mia vita, entrare in un'aula, trovarmi di fronte ai ragazzi, per me ha significato smettere di avere paura. L'ho capito dopo, l'ho capito giorno dopo giorno, l'ho capito parlando con loro, l'ho capito guardandoli negli occhi, soprattutto ho capito quanto mi sarebbe piaciuto tornare indietro e tornare alla loro età. Quindi lì proprio, insomma, voi che fate, che cosa, dove andate la sera, che cosa bevete, che cosa vedete, cioè ero diventata, sono tuttora curiosissima di sapere che cosa fanno nel loro tempo libero, perché l'anima dell'adolescente che è me non è mai cresciuta, si vede, credo, e no, dico a loro, si è sempre visto, e quindi volevo camminare insieme a loro, ma la cosa più importante, almeno nella mia vita personale, è stata questa, cioè per me quello che ha dato la svolta e quello che mi ha fatto capire che dovevo veramente scriverlo questo libro, è stato che l'unico posto della mia vita in cui io non ho paura, non abbia mai avuto paura, e ce ne ho 3 miliardi di paure, e chi mi conosce lo sa, è la scuola. Io quando entro in classe non ho paura, sto bene, è il mio posto, mi sento me stessa. Quando sto con i ragazzi io non ho più paura. Ora, questo non vuol dire perché vorrei insegnare anche di notte, però sapere che il giorno dopo entro in una classe e ci sono loro, per me è tutto. E si sente da questo libro che veramente ha delle qualità, io spero insomma di riuscire a rendere l'idea di quanto sia intensa la lettura di questo libro, perché ha questa rara qualità di essere un libro sincero. Un libro sincero non significa che tutto quello che dice è preso pari pari dalla realtà, ma significa una intenzione, una postura, un modo di porsi dell'autrice in questo caso, che risponde a un bisogno profondo. Io questa cosa l'ho trovata fortissima in questo libro, e questo bisogno appunto ha a che fare anche appunto con il comunicare, con queste adolescenze appunto che in realtà ci portiamo dentro tutti, anche noi che, cioè anche io vi dico che non la rivivrei, in realtà forse l'ho un po' rivissuta e in realtà mi è piaciuto perché forse non ho mai finito di viverla. Ma tu dicevi appunto che non hai paura quando entri in classe, e questo si sente anche appunto in questo carattere intrepido della professoressa, che naturalmente non c'entra niente con te, però insomma sicuramente. Però nonostante questo non ti ha impedito di stilare un prologo a 10 punti in cui, che credo sia la cosa più vera che io abbia mai scritto. Esatto, che vorrei leggere con te e attraversare con te, se non te la senti, certo. Allora, perché questo libro è preceduto da una nota dell'autrice che dice: nel momento preciso in cui un essere umano inizia a insegnare, il suo DNA si modifica.
politica. Da allora in avanti vivrà osservando le 10 leggi fondamentali della vita di un insegnante. 1. Per gli studenti tu non sei un essere umano. Ma è vero. Ora sfido chiunque sia andato a scuola, sia che abbia la mia età, quindi nel giurassico, sia che abbia la loro età, ad aver considerato la persona che aveva davanti un essere umano. No, cioè nessuno lo ha mai, io non l'ho mai fatto, ma nemmeno loro, ma infatti sono straordinariamente vere questi 10 punti, e se noi siamo un'età di coscienza scopre. Sì. 2. Non importa quel che fai o quanto ti spendi per loro, gli studenti ti vivranno sempre come un nemico. Quanto è vera questa cosa, però fa un fremito. Però guarda, è un nemico amico. Però, no, ci sono dei momenti in cui proprio ti dicono, non si può dire una parolaccia, che magari non te lo dicono in faccia, te lo dicono dietro le spalle, vabbè, comunque quella di inglese è una testa di cazzo. E tu per tutto l'anno sei stata lì a buttare il sangue, capito? No, vabbè, dai, non ti preoccupare, non hai studiato, non fai niente, ti interrogo la prossima volta, ecco, il domani interrogo per questo. Non è il domani interrogo, te metto due, no, vabbè, ti interrogo domani, cioè la storia della mia vita praticamente. Non sai, hai studiato? No, vabbè, ti interrogo domani. Quindi così, cioè, prima o poi non c'è niente da fare. Troverai sempre qualcuno che ti dirà, vabbè, comunque quella, insomma, ma come, dopo tutto quello che ho fatto per voi? No, non ha fatto abbastanza, però lei si ricorda quella volta che non mi ha detto. Leggo il punto 3. Nessuna buona azione, generosità o empatia impedirà agli studenti di parlare male di te. Questa si lega. Io credo che i miei amici e colleghi possano tranquillamente, e anche i miglietti, oggi non so cosa è contare, è galvanizzato da questa presentazione. Mammone, il numero 4. Per quanto tu possa essere severo, nessuno studente ti rispetterà solo per questo. Questa è molto vera, eh? Cioè, è molto vera. Ma siamo tutti, insomma, abbastanza navigati noi che insegniamo, ma anche, dico, a livello così intuitivo, no? La severità e basta non serve. Al limite ti dicono che sei una stronza, però non serve essere rispettato, ecco. Numero 5. A nessuno studente piace fare i compiti a casa. Se non ci credi, sei tu che hai bisogno d'aiuto. Cioè, hai conosciuto qualcuno che non ci crede? Che crede che gli piaccia? Qualcuno pensa, no, vabbè, magari, forse, vabbè, magari si raccontano delle storie per cercare di tirarsi un po' sul morale, ma io le capisco. Però è meglio prendere atto, perché... Numero 6. Per quanto tu possa accogliere le loro richieste, ci sarà sempre qualche studente che ti contesterà. Per il gusto di contestare, ma anche perché è giusto che sia così. Cioè, io devo dire che per prima chiedo, per favore, contatemi sempre ragione e cercate di avere sempre un dubbio rispetto a quello che vi dico, ma anche se te lo dico io, ma chiunque. Mettete in dubbio, mettete in discussione quello che vi viene detto. Alcuni lo fanno sempre, che ogni tanto uno vorrebbe anche dare su, no. A questo qua invece tantissimo, il punto 7. E il 7 tra l'altro penso sia di una verità. No, questo è fondamentale. Gli studenti sono convinti che tu non sia un essere umano, tuttavia muoiono dalla voglia di sapere dove abiti, se sei sposato, se hai figli, nella remota eventualità che tu sia un caso umano. Poi oggi mi sono lasciato questa cosa. Discende direttamente il numero 8. 10 minuti dopo il tuo ingresso in classe, per la prima volta, gli studenti sanno già tutto di te. No, perché la prima domanda è: come si chiama di cognome? Cinciarelli, l'ultima volta, in una prima, qualche giorno fa, sono entrata a questione di lei come si chiama. Gaia Cinciarelli, su Instagram, Gaia Guido. Glielo ho detto proprio subito. Così sono rimasta. Ma possiamo seguire? Sì, non c'è problema, seguite. Tanto mi avrebbero trovato comunque, cioè non è che... Ma sempre il gusto di cercare, di scoprirlo? Però tanto ci avrebbero messo 15 secondi. Dopo 15 secondi li avrei visti.
insegnante è mai stato al riparo della crudeltà, dalla crudeltà degli studenti. Perché pure questo bisogna dirlo. I ragazzi, quando ci si mettono, le ragazze ovviamente, è un maschile sovraesteso, e quando ci si mettono ogni tanto fanno male, ma male proprio, eh? Cioè picchiano veramente duro, mettono in discussione, ma non mettono in discussione la tua didattica, mettono in discussione te in quanto persona. E poi torni a casa e piangi la vita male, almeno a me è successo, poi non dovrebbe succedere, lo so, però a me è successo. E infatti da qui arriviamo alla numero 10. Poste tutte queste verità, hai due opzioni. Opzione 10A, entri in classe, spieghi la lezione, assegni i compiti, torni a casa. Opzione 10B, la prendi sul personale e due punti e inizia il romanzo. E quindi io insomma non so se l'hai presa, sì, l'ho presa un po' troppo forse sul personale in alcuni casi, però sono contenta di averla presa sul personale, perché sennò oggi magari non avrei avuto qui alcuni dei miei tesori più cari. E noi non avremmo. E noi, vabbè, voi non, questo lo dovete dire voi se è una cosa importante. Lo diciamo infatti noi. Va bene, grazie. Se lo dici tu, ok. Sarebbe stato un peccato. Ma appunto l'hai proprio presa sul personale. No, torniamo a questo tema, no? questa spinta di scrivere questo romanzo. Ora, io penso che molti di voi, se non tutti, seguono Gaia sui social, dove è una delle rare persone che è veramente un piacere seguire, per me sempre. Questo volevo chiederti come il tuo linguaggio, anche questo mimetismo che sei riuscita a creare, ma il modo in cui parlano gli studenti, il famoso ma anche appunto il modo in cui parla la professoressa stessa, la professore, no? Il fatto che talvolta debba ricorrere tra l'altro allo stampatello perché sta urlando effettivamente, noi la vediamo la professore che urla, il fatto, le dà fastidio? No, non mi sembra, Ok. Appunto, questo aspetto appunto di mimetismo linguistico, questo modo così naturale, così vero con cui sei riuscita a rendere l'atmosfera, gli scambi, eccetera. Per te è venuto naturale, secondo te c'entra questo modo di raccontare che tu condividi da anni sui social, raccontando anche piccoli aneddoti, piccoli dialoghi che naturalmente sono delle visioni, delle elaborazioni, non è che sono in presa diretta. Però volevo chiederti, secondo te questa cosa è una cosa che ti deve permettere, e ti spiego anche perché te lo chiedo, perché in realtà molto spesso quando io vado nelle scuole a incontrare studenti, ma anche quando vado a fare le presentazioni dei miei libri che parlano di emozioni e cose del genere, c'è sempre qualche adulto che dice no, perché adesso i ragazzi oggi non si sanno più esprimere, non parlano più perché stanno tutto il tempo sui social. E io invece penso che sia una grossa stupidaggine questa, perché penso che anzi ci sia un modo nello svilupparsi di questi linguaggi che sono nuovi, relativamente nuovi, ma non così nuovi, perché sono dei modi in cui si rinnova un modo della creatività, no? che troviamo. Ecco, in questo senso io ho trovato molto bello il fatto che tu riesca a conciliare l'uso appunto di questi strumenti con una nuova creatività, un modo di scrivere e una forma di naturalezza appunto nell'espressione scritta dell'immediatezza di quello che succede. E vi chiedevo appunto cosa ne pensassi di questo e se appunto anche con questo fatto che gli studenti ti trovano, ti seguono, eccetera, notassi qualche possibilità creativa e anche magari di insegnamento in più. Allora, per la mia scrittura Facebook, quelle cose che tipo tu parli, quelle storielle, quei piccoli aneddoti, insomma, quando scrivo quelle cose lì, un pochino è stata una palestra, nel senso che, naturalmente sono cose collegate al mezzo, il mezzo è un mezzo che è morti e fuggi, cioè quello che si scrive sui social, si scrive e dopo 2 secondi viene
in qualche modo metabolizzato, sgurgitato ed espulso, perché dura quanto può durare, un paio d'ore, il tempo dell'attenzione, il tempo dell'algoritmo su Facebook che proponga queste cose. Però è vero che se lo si prende nel modo giusto, se la si prende nel modo giusto, questa opportunità dà un po' più di disinvoltura e ti aiuta così, almeno ti aiuta nella sintesi, soprattutto in questo. Poi per quanto riguarda me nello specifico, nella sintesi e nella sciuttezza, ammesso che ci sia, mi ha molto aiutato la traduzione, perché tradurre è un esercizio di sintesi sublime, altissimo. Per quanto riguarda le espressioni, cioè il modo di esprimersi dei ragazzi, io trovo che abbiano tantissimo da dire invece, hanno un mondo da dire ai ragazzi, anche tramite i social. Forse, anzi, dirò, forse tramite i social non dicono abbastanza, anzi non dicono praticamente nulla, perché quello che di loro condividono sui social sono le storie, ma le storie mentre stanno bevendo, fanno l'aperitivo, vanno in vacanza, sono le stesse che facciamo noi, in realtà non dicono veramente nulla di loro. A me servono perché io mi impiccio e quindi guardo quello che fanno perché li tengo d'occhio, insomma, ogni tanto così. Ma non perché io sia come lei, perché non sono come lei, è così per una curiosità mia. E credo che, a mio parere, i social, a me personalmente, hanno... Io sono stata aiutata da questo tipo di comunicazione, da questo tipo di linguaggio, anche perché se non avessi una dimestichezza con i social, probabilmente adesso li avrei anche persi di vista, tutto sommato, no? E questo sarebbe stata una grande... per me sarebbe stato un grande dolore. Non credo che li avrei persi di vista se non ci fossero stati i social, però diciamo anche questo perché è una buona cosa, è comunque una cosa positiva dei social. Io li amo, io ci sto bene, ci sguazzo nei social, perché dovrei parlare male? A me piace scrivere su Facebook. Io su Instagram ci trovo un po' meno bene perché non posso scrivere, quindi ci metto le foto, ci metto, che ne so, le cose che faccio, le recensioni, ma appunto sono tutti libri, infatti i ragazzini si lamentano, vabbè, sono tutti libri, allora sono tutti libri, ma che ce ne mette, cioè sono una anziana zitella che scrive e traduce e sta a casa sostanzialmente, quindi che ce ne mette. Quindi no, io queste nuove forme di espressione, secondo me, non so quanto li aiutino ad esprimersi. Non so quanto aiutino loro ad esprimersi con le parole, intendo, sia scritte che orali. Però sono dei mezzi di comunicazione formidabili. Sì, sono d'accordo con te e sono d'accordo e penso anche che appunto in questo libro un altro tratto che appunto collego molto al tuo modo di raccontarti nelle tue storie di Facebook è l'uso dell'umorismo, che è una cosa che io, lo sai, insomma, ne abbiamo già parlato varie volte, una cosa che io amo moltissimo, la narrativa che sa essere umoristica, che sa sostenere, questo libro lo fa questo, lo fa benissimo, sostenere il peso della commozione con questa ossatura forte umoristica che c'è. Il fatto che comunque in realtà è un libro che ti fa piangere, perché fa piangere, lo dico perché non voglio avere sulla coscienza lacrime inaspettate, piangere, piangere, però ti fa piangere, ma dà anche un senso di benessere, di leggerezza, perché ti fa sorridere della vita. Cioè questo umorismo, vuol dire anche molto, io collego molto all'idea di Roma. Grazie di averlo detto, grazie perché non stavo per dire. Quindi sì, sì, è assolutamente così. E mi dispiace se qualcuno non ci crede, però questa è la nostra anima tragica. Il romano è un popolo tragico. Ha visto succedere di tutto. Ed è sopravvissuto. È questo il punto. Noi abbiamo visto veramente succedere di tutto. Siamo stati invasi, colonizzati, smembrati. Però siamo ancora qua. La nostra è un'anima tragica, sì, è un'anima tragica. E come tutte le anime tragiche, come tutte le persone tragiche che hanno una stretta consonanza, uno stretto legame con il dramma,
abbiamo fatto tutto il giro e siamo risaliti su, e da lì che viene l'umorismo, è quella la forza del dramma, quando la si riesce a trasporre in umorismo, quando non puoi far ridere se non sei una persona fondamentalmente tragica, perché no, è la verità, perché se non conosci il dramma, se non conosci il male o quello che ti capita, se non sprofondi e non raschi il fondo, non la puoi nemmeno buttare in caciara, cioè tu la puoi anche buttare in caciara, ma non c'è profondità e non fai ridere, è semplice, è semplicemente una battuta, è slapstick, non fa ridere, a me queste robe non fanno ridere, mi fa ridere qualcuno che abbia una testa mentre fa la battuta, mi fa ridere quello che ragiona quando fa una battuta, mi fa ridere quello che mi fa ragionare quando fa una battuta. E devo dire che i ragazzi, in questo senso, i miei studenti, i miei ex studenti, quelli di cui parlo in questo libro, mi hanno insegnato tantissimo questo senso del ritmo, questo senso della battuta, questo mettermi all'angolo. Io più di una volta mi sono trovata a bocca aperta senza sapere che caspita dovessi rispondere, perché ci avevano ragione, e questa è la verità. Vabbè, ma lo sapete che c'avevate ragione, io lo dicevo pure all'epoca. Non è che adesso faccio quella che lo sapeva. No, perché vedo che lì non sono convinta. Cioè, sono diplomatico comunque loro, quindi ormai è vada. No, sì, sì. Ma senti, l'ultima domanda che ti volevo fare prima di lasciare al pubblico se c'è qualche domanda o intervento è questa. Praticamente io ti regalerò per il tuo Instagram questa foto che ho scattato l'altro giorno vicino a casa mia, dove c'era due scritte lì sul muro. Da una parte c'è scritto notte prima degli esami, e dall'altra c'era scritto gli esami non, penso che stavo scrivendo gli esami non finisco, ma qualcuno l'aveva interrotto. Poi te la regalo per il tuo Instagram, questa è perfetta. E volevo chiederti, ma veramente i ragazzi cantano ancora notte prima degli esami insieme alle professore? Non hai idea di come ci tengono, e non hai idea di che tipo di rito di passaggio sia quella canzone, che pure se ti fa ditti e comunque non è quella la musica in cui ti riconosci, non te ne importa niente tutto quello che hai fatto prima o dopo. Beh, prima oddio, insomma, tutto rispetto, insomma. Comunque, sì, assolutamente sì, è un rito di passaggio, è qualcosa, è importantissimo, è fondamentale. L'unica cretina che l'anno scorso stava a casa, perché c'aveva il giorno libero, unico giorno libero di tutto l'anno scolastico, l'unica cretina che stava a casa l'anno scorso quando Venditti giustamente è andato a Giulio Cesare a cantare notte prima degli esami di comunità, alla fine dell'anno scolastico, indovinate un po' chi era? No. La professoressa del libro, non io, ok? Non io, quindi non vi dovete. No, ma quindi vabbè, magari quest'anno ti fa apposta per te, verrà a lo vado a prendere, cerchiamo di lanciare una blu, andrò a prendere a dirti qualcosa. No, ma questo per dirti che è fondamentale, cioè è proprio è l'idea, capito, di ritrovarsi intorno a quella canzone, è veramente tutto, è la fine, l'inizio di qualcosa. Sì, mi è toccato cantarla, sì. Vogliamo intonare, no, forse è eccessivo, no, ma mi piango, quindi no. Anziché cantare, però volevo sapere se qualcuno ha magari qualcosa da dire, ecco, e vedo... Ti può essere interrogato? Esatto, se no vogliamo col registro, Gaia, siamo in quello elettronico, perché ormai è tace. Nessun volontario, professore. Nessun volontario, va bene. Ti faccio questa domanda perché so che mi capisce, mi sai rispondere. Come vive un approccio come te il discorso di appiccicare questi numeri ai ragazzi 8, 9, 7, 5? Male. Che sono questi male appiccicati? Male. A questi qua? Male. Molto come male. Reagisci quando devi mettere un brutto modo di mandare qualcuno? Cioè, tu li mandi qualcuno? No. Guarda, sei tu, sono tutti bravi. Se posso, no. Vero, fatta apposta questa. Allora, no, non
mi ritrovo molto, mi sento molto soffocata dalla scuola con i numeri, perché non è veramente quello che loro sono, quello che loro valgono, ma nemmeno quello che sanno è giusto, come dire, definirlo con un numero. E io ho sempre cercato di aiutarli, ho sempre cercato di farli recuperare laddove era possibile, dare un'altra possibilità e cercare di portarli avanti tutti. Non so se sia giusto in assoluto, so che era giusto per me, non lo so se in assoluto è giusto, però per me è giusto. Fatica mortale, beh, tripli salti mortali per piani, io proprio avevo 500 voti, perché era 2, 3, 4, 5, devi fare recuperare, alla fine arrivano a 6, però ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dai, c'hai 6, basta, ma vorrei venire, no, c'hai 6, fermo, basta, non andare, basta, vai. Qualche altra domanda? Sì, vado io. Ciao. Allora, raccolgo uno spunto, perché è suonata una parola chiave, secondo me, da Ilaria Gaspari prima, la parola cura, la cura del rapporto tra l'insegnante e i ragazzi. Penso che questo sia il problema, no? Cioè, superare le nozioni di insegnamento materiale e entrare nelle nozioni di cura, che ha implicazioni molto più ampie. Io lo dico per esperienza, perché comunque ho 3 figli e da genitore impegnato nella scuola ne ho visti tanti. E secondo me questo aspetto si è venuto a perdere per una serie molto variegata di ragioni, perché gli insegnanti insomma hanno dei progetti di stipendio, e perché c'è un apparato burocratico che svilisce il lavoro. Quindi io ti chiedo questo, se questo libro, che è un libro di rapporti, di costruzione di rapporti in qualche maniera, non è un libro rivolto agli insegnanti, non direttamente, no? Ma per far capire che dalla costruzione del rapporto nasce la cura e nasce il bel insegnamento. Chiara la domanda, proverò a essere chiara anch'io e sintetica. Dunque, no, non è un libro rivolto agli insegnanti, nemmeno inconsciamente, proprio no. Era esattamente quello che volevo evitare, perché la professoressa del romanzo, che ci crediate o no, si sente profondamente inadeguata, non si sente adeguata a quello che sta facendo. E probabilmente il senso di cura che mette è proprio perché è l'unica cosa che le riesce bene, perché tutto il resto la spaventa mortalmente, ecco, per esempio la burocrazia, le spertocche, gli adempimenti eccetera, che vanno fatti perché fa parte del nostro lavoro, è la parte che proprio la fa sentire un'insegnante non adeguata. Lei non è la richiesta passivo-aggressiva e anche un po' narcisistica di sentirsi dire il contrario. Lei è proprio convinta di non essere adeguata. Quindi no, non è un libro rivolto agli insegnanti. Per quanto riguarda la cura, io credo profondamente che tutti gli insegnanti mettano cura nello svolgimento della loro professione, del loro mestiere, e mettano cura in ciascuno degli studenti che hanno davanti. Nessuno mi convincerà mai del contrario, ho troppe esperienze con colleghi. Se questa cosa ai genitori non passa, non vuol dire che non ci sia cura da parte degli insegnanti, te lo posso garantire, è che facciamo veramente i salti mortali. E non li facciamo soltanto per aiutare i ragazzi, li facciamo anche per andare incontro ai genitori. È molto complicato per credimi. Ecco, poi un'altra cosa sulla cura. Tendenzialmente noi facciamo un mestiere, lo so, voi riderete perché chi non insegna non lo sa, però io lo posso dire, lo dico e lo confermo.
noi facciamo un mestiere curante e usurante. E la cura che mettiamo, allora, è intanto un mestiere che dovrebbe essere retribuito adeguatamente. Dovremmo avere i nostri diritti, dovremmo avere le nostre, dovremmo essere tutelati, e non lo siamo, non abbastanza comunque. Non è vero che ci abbiamo 3 mesi di ferie, ce ne abbiamo 32 più 4 forse. E poi c'è anche la reperibilità in alcuni casi. La cura è nel mestiere che svolgiamo, poi ciascuno di noi, a seconda del carattere che ha, lo declina a modo proprio. Io sono agile. La professoressa del romanzo è una molto sensibile, molto emotiva, quindi lei ci mette l'emotività, ci mette questa sua propensione verso l'altro. Ma tutti quelli che conosco io mettono cura nell'accudimento dei ragazzi a scuola. Magari c'è chi lo fa in modo diverso, chi questa cura la declina in modo più riservato, più rigido, ma anche quella è cura. Cioè la cura non è soltanto prendersi un ragazzo, abbracciarsi e dire non ti preoccupare, penso io, fa tutto bene. A volte la cura è anche dire oh, hai rotto, basta. Cioè, oltre questo non si può andare, perché sennò non posso lavorare io in classe e mi risento con quegli altri. Ecco, spero di aver risposto, spero, ma non so. E Gaia, sono qua. Dai, l'editrice dei tuoi libri. E La Nuda Verità è un libro molto, molto arrabbiato. Domani interrogo, non sono arrivata ancora alla fine, non lo percepisco un libro arrabbiato. È un libro estremamente ironico ed è anche una, leggendola, una sorta di carezza al cuore. Perciò la mia domanda è, tu parli di regalo ai tuoi alunni, ma il regalo in questo, diciamo, libro che è una sorta di crescita insieme, e lo hanno fatto loro a te o lo hai fatto tu a loro? Fammi comprendere bene. Credo che non ci sia bisogno di risposta. È ovvio che senza di loro sei stata persa. È ovvio. Cioè, se nell'epigrafe metto alla scuola i miei ragazzi che sono alla mia quinta, che è rimasta e resterà. Credo che non ci sia da aggiungere nient'altro. La verità era un romanzo cupo, era un romanzo difficile, è stato difficile anche per me accettare di averlo scritto, è stato difficile per molti altri motivi, anche dopo averlo pubblicato. Era un romanzo pesante da portarmi dietro, però loro non erano ancora arrivati, non era ancora arrivata la scuola. E nel momento in cui è arrivata la scuola, poi improvvisamente si è accesa questa luce nella mia vita ed è cambiato tutto. Forse è cambiata anche la mia scrittura, anzi probabilmente, quasi sicuramente è cambiata anche la mia scrittura, e anche di questo devo ringraziare la scuola. Pensa quante cose devo dare alla scuola di tutta la mia vita. Posso chiederti qua, certo, quanto invece pensi ti abbia agevolato il lavoro di traduttrice, che sappiamo è un tradurre e un costruire ponti, no? Tra due culture, tra due lingue, tra il traduttore e il protagonista dell'opera che traduce. Quanto ti ha agevolato a costruire un ponte con il mondo dei ragazzi? Se ti ha agevolato, pensi? La traduzione? Sono molto sincera. La traduzione mi ha aiutato a scrivere meglio, mi ha aiutato
a raffinare la mia scrittura, a cesellarla, a farla, forse a renderla un pochino più chirurgica, meno ridondante, meno piena di orpelli. Nella comunicazione con i ragazzi, no. Non penso che... non mi pare di poter dire che ci sia stato un collegamento. Se vogliamo considerare la traduzione però come mezzo di comunicazione, quindi come strumento fatto di parole, certo, è tutto collegato, è un gran circolo, è un gran cerchio che alla fine non si chiude, perché nella vita non si chiudono mai i cerchi, no? È tutta una spirale, continua. Forse in questo senso mi ha aiutato a trovare le parole, forse mi ha aiutato a trovare le parole giuste. Sospetto che però la faccenda delle parole giuste io ce l'avessi già, a prescindere dalla traduzione. Credo di... come dice, è nato prima l'uovo o la gallina? Hai scelto di scrivere e di tradurre perché ti trovavi bene con le parole, oppure ti sei trovata bene con le parole dopo? Boh. Nel frattempo è andata così, insomma. Grazie. Grazie a voi. Facciamo un applauso. Grazie.